25 anni fa moriva Sandro Pertini, settimo presidente della Repubblica Italiana dal 78 all'85. Noi per ricordare la sua figura abbiamo ospite in studio Mario Amerighi, magistrato attualmente alla guida dell'associazione Sandro Pertini, presidente che ha fondato. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei. Buonasera, ecco, lei a ha curato anche un volume, La politica delle mani pulite, che raccoglie anche gli scritti di Pertini, ma di questo magari parleremo più tardi. Io vorrei partire proprio con un ricordo di questa figura e dell'eredità che ci lascia un quarto di secolo dalla sua scomparsa. Ma guardi, io per ricordare Sandro Pertini devo ricordare come ho conosciuto Sandro Pertini, perché è un episodio che dice tutto su Sandro Pertini. Io ero giovane pretore a Genova e nel 1974 accertai che i petrolieri si compravano il Parlamento, in pratica, pagando il 5% di alcune leggi che venivano fatte, il 5% dei guadagni che in seguito all'approvazione di queste leggi entravano nelle loro tasche. Era presidente della Camera Pertini e io con altri due colleghi andammo a trovarlo perché eravamo preoccupati e perché, insomma, la compravendita del Parlamento italiano poteva mettere in crisi proprio il sistema democratico del paese. E lì Pertini non solo ci incoraggiò ad andare avanti, ma fece poi il giorno dopo una lunga intervista in cui mise in evidenza come la corruzione è nemica della democrazia. Ecco, io ho conosciuto Pertini in questo modo. Poi ho avuto modo anche di frequentarlo quando sono stato componente del Consiglio Superiore. Lui, come Presidente della Repubblica, era il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Era un punto di riferimento per noi giovani, era, nonostante anche all'epoca ci fossero episodi di corruzione abbastanza diffusi, però lui era il punto di riferimento dei cittadini onesti e questo, diciamo, dava speranza a noi giovani che vedevamo nei fenomeni corruttivi un aspetto patologico, però il funzionamento della democrazia era assicurato da Pertini. Poi Pertini era amato profondamente dai cittadini. Si dice uno dei più amati presidenti della storia repubblicana. Il più amato dei presidenti della Repubblica. Perché? Ma intanto per questa sua semplicità, questa immediatezza. Lei pensi che lui abitava a Piazza Trevi con la moglie Carla Voltolina e andava al Quirinale a piedi. E io ho avuto modo di parlare con i vicini di casa e tutte le mattine lui scambiava due parole con tutti quelli che lo avvicinavano, quindi era vicino al popolo, era vicino alla gente, ma non soltanto sul piano umanitario, ma anche sul piano dei valori, della solidarietà, dell'onestà, dell'etica, la questione morale, tanto snobbata oggi, era per lui un punto di riferimento essenziale. Io ho fatto il presidente della Fondazione Sandro Pertini per volontà di Carla Voltolina e sono riuscito ad ottenere l'appartamento di Piazza Trevi dalla Giunta Veltroni e successivamente anche dalla Giunta Alemanno la Villa Aldobrandini per farci un museo, per avere un luogo dove rinnovare la memoria di Pertini, soprattutto tra i giovani. Perché a Roma non ci sono ad oggi luoghi, no? No, che lo ricordano davvero. No, c'è un circolo Pertini, ma lei consideri che io avevo organizzato come Fondazione Pertini c'è una cinquantina tra avvocati, magistrati, professori e andavamo nelle scuole a parlare di legalità, a parlare di onestà, di questione morale, di Pertini, della vita di Pertini. E lei non ha idea la fame di questi giovani di sapere, no? Di conoscere la storia. Sì, di conoscere questa storia.
E quindi stava raccontando di questa casa, la vecchia mansarda, insomma, che ora è in abbandono. Lei aveva cercato di recuperarla. Guardi, è successa una cosa molto triste, molto brutta. Il fratello di Carla Voltolina, l'ingegnere Umberto Voltolina, un bel giorno, senza avvertire nessuno, ha svuotato completamente l'appartamento di Piazza Trevi e si è portato via tutto a Milano, quadri di grandissimo valore, ma soprattutto quello che ha offeso la memoria di Sandro Pertini è quello di aver svuotato completamente questa casa, anche dei ricordi, documenti, lettere, fotografie. E adesso la casa è in stato di abbandono totale, è abitata dai tarli che si stanno divorando delle assi in legno che sorreggono il soffitto, e io ho fondato una nuova associazione, Sandro Pertini presidente, e ho chiesto di riottenere questo appartamento come luogo della memoria di Pertini, perché il signor ingegnere Umberto Voltolina ha anche deliberato, mettendomi in minoranza, di restituire gli immobili che il Comune di Roma aveva ceduto alla Fondazione Sandro Pertini. E purtroppo da anni e anni e anni il Comune di Roma tergiversa, c'è questa casa che è in completo abbandono, pare che la Giunta Alemanno addirittura l'avesse messa in vendita. Pare che, però io non sono certo di questo, che la nuova giunta Marino abbia cancellato questa vendita. Mi auguro che questa notizia che mi è stata data sia vera. E però è in stato di abbandono. Non si capisce perché non darla, come aveva fatto Veltroni all'epoca, e lo stesso Alemanno, darla in concessione, in comodato d'uso, a questa associazione Sandro Pertini, che ha come obiettivo quello di conservare le radici della storia del nostro paese. Della nostra storia, certo. Perché certo. Sandro Pertini rappresenta questo, rappresenta le radici della nostra democrazia. Lo ricordiamo, lui è un grande antifascista, un esponente della resistenza. Quando poi lui nell'83 parlava della nuova resistenza, ai giovani diceva ci vogliono due caratteristiche, l'onestà e il coraggio. No? E mi colpisce, esatto, perché sono passati 32 anni e forse in tempi di tangenti che ne rivediamo altri Mani Pulite, no? Certo. Fa effetto sentirlo ricordando le parole di Pertini di allora. Ma se lei permette, io vorrei ricordare anche un'altra frase di Pertini, che bellissima. Se mi deve scusare, la leggo perché non vorrei dimenticare neanche una virgola. È una frase che disse proprio all'indomani dello scandalo del processo del petrolio. La democrazia si difende e si rafforza con una grande tensione morale. La corruzione è nemica della democrazia. La corruzione offende la coscienza del cittadino onesto. Si colpiscano i colpevoli di corruzione senza pietismi, senza solidarietà, di amicizia o di partito. Questa solidarietà sarebbe vera complicità. Ecco, mi sembra il modo migliore anche per ricordarlo. Esatto, la politica deve essere fatta con le mani pulite. Io spero di poter conservare la memoria di Sandro Pertini con un punto di riferimento che è questo appartamento di 45 metri quadri, dove potrei di nuovo arredarla con una serie di donazioni che mi stanno arrivando e che sono in attesa di essere sistemati. Anche in particolare dopo la morte di Antonio Ghirelli ho avuto una donazione che spero, una volta che avrò i locali, di poter attrezzarlo e di poter fare come facevo una volta, di portare gli studenti che hanno assolutamente bisogno di una conoscenza di uomini come Sandro Pertini.